decimo anno di attività per la campagna Io non rischio, promossa dalla Protezione Civile regionale, oggetto le buone pratiche da adottare in caso di rischio sismico e alluvionale. Quest'anno, causa pandemia da coronavirus, la campagna Io non rischio si è svolta con grande successo sulle piattaforme social. Le buone pratiche sono informarsi costantemente sui rischi a cui si va incontro, seguendo le notizie sui vari canali, social, giornali, siti web, in cui sono ben pubblicizzati per esempio i bollettini di valutazione della criticità che indicano per i rischi temporale, idrogeologico, alluvione, vento, e maremoti e per esempio anche per tutta la parte che riguarda il ghiaccio, i rischi a cui si va incontro nel giorno odierno e nel giorno successivo. E in funzione di quello adeguare i propri comportamenti. Siamo tutti condizionati nelle nostre attività e anche in queste espressioni di condivisione con la popolazione, di formazione dei cittadini. Però questo sistema che ovviamente ci trova meno, come dire, favorevoli rispetto alla presenza nelle piazze, che è sicuramente il canale preferito, però può essere lo stesso un modo molto efficace per entrare in contatto e stabilire una vera e propria comunicazione, cioè un messaggio a cui attendiamo un riscontro da parte dell'audience, dei cittadini, della popolazione che appunto è oggetto di questa formazione-informazione. Ruolo fondamentale è quella dei formatori e dei volontari. È una campagna di prevenzione dove i cittadini devono imparare ad autodifendersi sostanzialmente da quelle che sono le calamità naturali, con particolare riferimento a ciò che dobbiamo fare prima, durante e dopo. I volontari toscani, ma di tutto il territorio nazionale, oggi dimostrano attraverso la comunicazione a ogni cittadino che è fondamentale avere passione e trasferire le buone pratiche di protezione civile a tutti i cittadini.